Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Eccoci ad una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. E oggi vogliamo parlare di un nuovo argomento. Il nuovo argomento è la strategia di Dio per la salvezza dell'uomo. Dobbiamo partire dall'inizio, dalla creazione e in particolare dalla creazione degli angeli. All'inizio Dio creò anche gli angeli, questi furono creati direttamente da Dio. Essi non procreano. Gesù infatti dice in Matteo 22:30, alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come gli angeli nel cielo. Quindi all'atto della creazione essi furono creati subito come angeli e furono creati tutti da Dio. Gli angeli sono esseri composti di puro spirito e rispetto alla natura umana sono incorporei, però attenzione, rispetto alla natura divina il loro spirito però è circoscritto e quindi si può dire che rispetto alla natura umana essi sono incorporei, ma rispetto alla natura divina essi hanno un corpo con il quale possono agire all'interno del cielo in cui essi si trovano. Furono creati all'inizio, perché già alla creazione della terra gli angeli esistevano. E come possiamo saperlo? Basta leggere Giobbe, per esempio, in 38:6-7. Allora il Signore rispose a Giobbe nel seno della tempesta e disse: Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno, e si riferisce a Giobbe. Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta o chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme, tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Quindi Dio dice a Giobbe: quando io fondavo la terra, quando io facevo la creazione di tutto l'universo, dove tu eri? Quando in effetti i figli di Dio, che in questo caso sono gli angeli, alzavano e gridavano di gioia. Quindi vediamo che in questo passo Dio mette in bocca allo scrittore della Bibbia il fatto che gli angeli erano già creati quando la terra fu creata. Secondo la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino, gli angeli furono creati beati. E in questo non ebbero merito, furono creati beati perché la loro beatitudine consiste nel poter vedere Dio nella sua essenza, come potremmo fare noi quando saremmo in paradiso davanti a Dio stesso. Ma non tutti gli angeli sono stati creati allo stesso modo e allo stesso grado di beatitudine. Ve ne sono di quelli che sono più vicini a Dio e di quelli che invece sono più in basso, più lontano da Dio. Si rispetta quindi una gerarchia angelica. Quindi godono di una beatitudine minore quelli che sono più in basso perché hanno una distanza maggiore da Dio stesso. Purtroppo anche all'interno della schiera angelica si insinuò il peccato. Sta infatti scritto in Giobbe 4:18: Dio trova difetti nei suoi angeli, o meglio, nella traduzione più antica si dice: ai suoi angeli imputa difetti. San Tommaso d'Aquino scrive: l'angelo, come anche ogni altra creatura razionale, se viene considerato nella sua sola natura, può peccare. E se una creatura qualsiasi è impeccabile, lo deve a un dono della grazia, non alla sua natura. Negli angeli, oltre all'operazione naturale, c'è anche l'atto del libero arbitrio e questo rende possibile il male. Quindi vediamo che gli angeli creati beati perché possono vedere Dio, però hanno il libero arbitrio,
per cui se non sono toccati dalla grazia di Dio, questi possono peccare. I peccati che possono commettere gli angeli, che hanno portato alla caduta di Lucifero e di quelli che lo hanno seguito, sono sicuramente i peccati di invidia e di superbia, ossia peccati spirituali che si possono attribuire ad esseri incorporali, mentre per superbia e per invidia gli angeli caduti si compiacciono anche dei peccati carnali per cui l'uomo è da loro istigato. Quindi in effetti essi possono peccare solamente per peccati spirituali, ma si compiacciono anche dei nostri peccati. Ma perché alcuni angeli si ribellarono a Dio? Che cosa fa scatenare questa ribellione? Innanzitutto dobbiamo trovare le risposte all'interno della Sacra Scrittura. Sicuramente l'inizio della ribellione che è da determinare all'angelo più luminoso, insomma, uno dei più vicini a Dio, che era Lucifero. Isaia pone sulla bocca del demonio queste parole, in effetti: «Salirò in cielo e mi farò uguale all'Altissimo». E Sant'Agostino insegna che il demonio, tronfio della sua grandezza, volle essere chiamato Dio. Quindi ecco Lucifero, che è l'angelo più luminoso, più vicino a Dio, il più beato, si vuol fare come Dio, vuole salire al posto di Dio, perlomeno non come essenza, ma almeno come somiglianza. Lucifero, data la sua natura angelica, non poteva pretendere di essere come Dio nella sua essenza, e lo ripeto, ma solo come somiglianza, e questo volle farlo solo attraverso la sua volontà, senza la grazia di Dio, perché voler assomigliare a Dio attraverso la grazia di Dio che chiediamo a Dio stesso è cercare di divenire santi, mentre se noi vogliamo diventare come Dio solamente seguendo alcuni precetti, questo è un peccato, perché senza la grazia di Dio, senza l'aiuto di Dio, senza le preghiere, noi non ci possiamo santificare. Sarebbe lo stesso peccato in cui cadremmo noi uomini se volessimo diventare santi senza l'aiuto della grazia, ossia senza rivolgerci a Dio, ma facendo solo determinati precetti. E la frase che spesso ci induce in errore è appunto quella che dice «facciamoci santi». È sbagliato. Non ci possiamo far santi da soli, dobbiamo chiedere la grazia di Dio. Con Lucifero caddero molti altri angeli a lui sottoposti, che vollero ascoltare la sua predicazione contro Dio. Vi è un romanzo, che però è un romanzo epico, che si chiama Il Paradiso Perduto, è stato scritto da John Milton. È stato pubblicato per la prima volta nel 1967 e nel quale si racconta che la motivazione per cui Lucifero si ribellò fu per la prova a cui Dio sottopose tutti gli angeli, esigendo un atto particolare di umile sudditanza alla seconda persona divina, cioè il Figlio Eterno del Padre, Gesù Cristo. Nella pienezza dei tempi si sarebbe fatto uomo, e secondo John Milton fu proprio Dio a esporre questa verità agli angeli per metterli alla prova. Nella pienezza dei tempi si sarebbe fatto uomo, pur restando vero Dio, e tutti gli angeli lo avrebbero dovuto adorare, pur vedendolo rivestito di misera carne umana. Quindi Lucifero, dotato di qualità eccellentissime, pensando che un giorno avrebbe dovuto umiliarsi davanti al Figlio di Dio fatto uomo, sentì in sé tanto orgoglio da dire: non lo servirò. Se si farà uomo, sarò a lui superiore. Altre schiere di angeli si unirono a Lucifero quasi per dare la scalata alla divinità. Si iniziò la tremenda lotta in cielo. In realtà questa prova non si può desumere dagli scritti della Bibbia. Nella Bibbia infatti troviamo i seguenti riferimenti a Lucifero, per esempio in Isaia 14,
11:15, negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe, sotto di te v'è uno strato di marciume, tu a coltre sono i vermi. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore dei popoli? Eppure tu pensavi, salirò in cielo sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo, e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. In Geremia 1:20 leggiamo, riferito sempre a Lucifero, poiché già da tempo hai infranto il tuo giogo, hai spezzato i tuoi legami e hai detto non ti servirò. Ma da nessuno di questi scritti possiamo desumere la storia epica di Milton, riportata appunto nel Paradiso Perduto. Possiamo però ricercare degli indizi su cosa sia ipoteticamente successo in quegli istanti, in quel momento. E allora, adesso ci fermiamo un attimo, ma nella prossima parte leggeremo cosa dice San Tommaso d'Aquino rispetto a questa vicenda. Vi aspetto fra pochissimi istanti. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, eccoci di nuovo qui, nella seconda parte di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Vediamo cosa scrive San Tommaso d'Aquino rispetto alla conoscenza degli angeli. San Tommaso d'Aquino scrive: pare che gli angeli conoscano i misteri della grazia. Infatti, il più alto fra tutti i misteri è il mistero dell'incarnazione di Cristo. Ora, gli angeli conobbero tale mistero fin da principio, poiché, come dice Sant'Agostino, quindi San Tommaso cita Sant'Agostino, questo mistero rimase nascosto in Dio per tutti i secoli, in modo però che i principati e le potestà celesti ne ebbero notizia. Quindi rimase nascosto agli uomini, ma agli angeli no. E l'Apostolo afferma che, l'Apostolo è l'Apostolo Paolo, apparve gli angeli il grande mistero della pietà, quindi gli angeli conoscono i misteri della grazia. E ancora San Tommaso, il mistero del regno di Dio che fu compiuto per mezzo di Cristo fu conosciuto in qualche modo dagli angeli fin da principio, soprattutto da quando furono beati con la visione del Verbo, visione che però i demoni non ebbero mai. Tuttavia gli angeli non conobbero tutti perfettamente questo mistero, né tutti ugualmente. Molto meno perciò conobbero il mistero dell'incarnazione i demoni nel tempo in cui Cristo si trovava nel mondo. Riassumendo, San Tommaso d'Aquino ci dice che gli angeli conoscevano in parte il mistero dell'incarnazione di Cristo, la conoscevano in parte perché avevano avuto la grazia da Dio di conoscerla. I demoni non conoscevano l'incarnazione di Cristo. Come dice infatti Sant'Agostino, citiamo ancora Sant'Agostino, Cristo non fu conosciuto da loro come è conosciuto dagli angeli santi, i quali fruiscono dell'eternità del Verbo che da ad essi è partecipata. Lo conoscono invece soltanto come oggetto di terrore in base a certe sue azioni compiute nel tempo. Sant'Agostino quindi ribadisce che i demoni non hanno conosciuto il mistero dell'incarnazione di Cristo, ma lo hanno conosciuto solamente quando Cristo
è entrato nel tempo. Sicuramente lo hanno conosciuto anche dalle sacre scritture, perché ricordiamoci che il demonio conosceva le sacre scritture. Quindi da questo scritto di San Tommaso d'Aquino e da quello che dice Sant'Agostino, i demoni non ebbero conosciuto nella prima parte della loro creazione, prima della loro caduta, il mistero dell'incarnazione di Cristo. Quindi ciò che dice John Milton non sarebbe stato possibile. Questo è verità della Chiesa, quello che stiamo leggendo circa San Tommaso e Sant'Agostino. Quindi John Milton fa una narrazione che è solamente epica. San Tommaso d'Aquino aggiunge: se al contrario avessero conosciuto perfettamente e con certezza che Cristo era il figlio di Dio, qui parla dei demoni, e quale sarebbe stato l'effetto della sua passione, essi non avrebbero mai fatto crocifiggere il Signore della Gloria. Ecco, questo è un altro indizio. Quindi loro non conoscevano questo piano. Conoscevano il fatto che sicuramente il Messia sarebbe venuto sulla terra, ma non la sua opera. Se volessimo ipotizzare che per qualche misterioso motivo Lucifero potesse conoscere il progetto dell'incarnazione, ma non i suoi particolari, quindi solo parzialmente, solo il fatto che comunque lui si sarebbe incarnato, ma non sapeva quale sarebbe stato, diciamo così, il suo piano salvifico. Lucifero comunque fu precipitato sulla terra e assieme a lui furono precipitati tutti i demoni che seguirono la sua predicazione. E una volta precipitato sulla terra, quello che avrebbe potuto sapere sarebbe stato solamente ciò che veniva dalle sacre scritture, come ho detto prima, che egli conosceva perché agiva attraverso gli uomini. Quindi non è molto importante il conoscere se egli conosceva l'incarnazione di Gesù Cristo, perché comunque non poteva sapere il suo piano salvifico. Dalle sacre scritture avrebbe avuto conferma della nascita di un Messia che avrebbe salvato il popolo eletto, ma la sua conoscenza sarebbe stata quella di chi credeva che sarebbe stato un grande re e condottiero. Alla sua nascita, infatti, causò la strage degli innocenti per cercare subito di ucciderlo attraverso gli uomini, ma gli sfuggì. Satana poi apparve a Gesù nel deserto per tentarlo, per farlo cadere dallo stato di grazia, ma non ci riuscì e proprio in quel momento egli fece capire di conoscere le sacre scritture. Ma la sua conoscenza era limitata all'interpretazione senza la grazia di Dio. Dio infatti non aveva dato tale grazia a nessuno fino a quel momento, fino all'avvento di Cristo. Nessuno aveva compreso le parti della Bibbia come il Salmo 16 che va dal versetto 8 al versetto 11 e lo leggiamo. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non l'abbandonerai, l'anima mia, in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Questo salmo, questa parte del salmo, si riferisce a un canto che Gesù innalza al proprio Padre in vista della sua resurrezione. Solo che ora noi lo capiamo perché abbiamo visto tutti i fatti che sono accaduti a Cristo, la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione, ma al tempo questi passi erano molto nebulosi, molto oscuri e nemmeno il demonio aveva capito questo.
Così Satana non fece altro che seguire il piano divino, portando Gesù alla passione e alla morte, non conoscendo il piano salvifico della resurrezione. Quindi riprendiamo la frase di Sant'Agostino che dice: Cristo non fu conosciuto da loro, dai demoni, come è conosciuto dagli altri angeli santi, i quali fruiscono dell'eternità del Verbo che ad essi è partecipata. Lo conoscono invece soltanto come oggetto di terrore in base a certe sue azioni compiute nel tempo. Anche in questa conoscenza, seppur parziale, i demoni sapevano bene che Gesù era il figlio di Dio, come ce lo mostrano anche le sacre scritture. Infatti, nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Matteo, andiamo a leggere in Matteo 8, 28, 34, leggiamo di due posseduti dal demonio. Quando fu giunto all'altra riva nel paese dei Gardareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: Che c'è fra noi e te, Figlio di Dio? Sei tu venuto qui prima del tempo per tormentarci? Lontano da loro c'era un gran branco di porci che pascolava, e i demoni lo pregarono dicendo: Se ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e morirono nelle acque. Allora, in questo fatto del Vangelo vediamo appunto che i demoni lo riconoscono e gli dicono espressamente: Tu sei il figlio di Dio. Poi anche in Luca 4, 31, 37 leggiamo: Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: Basta, che abbiamo a fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. So bene chi sei, il santo di Dio. Gesù gli intimò: Taci, esci da costui. Quindi il demonio avrebbe potuto conoscere il piano dell'incarnazione, ma non conoscerne i particolari, proprio affinché si compisse il divino piano salvifico. Questa quindi è la prima strategia divina di cui volevo parlare. Per portare a termine il piano salvifico di Dio, i demoni non conoscevano l'incarnazione. E se la conoscevano solo parzialmente, perché non potevano sapere che portando alla morte Gesù avrebbero inaugurato quello che è il piano salvifico con la resurrezione. Ecco la prima strategia importante che Dio ha messo in pratica fin dall'inizio dei tempi per la salvezza dell'uomo. E a questo punto ci lasciamo per un istante per vederci nella terza parte e per parlare del secondo piano strategico per la salvezza dell'uomo da parte di Dio. A fra poco. Pace e bene, cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla terza parte di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Stiamo parlando del piano salvifico di Dio, della strategia che Egli ha usato per riuscire a portare a termine il suo piano. Abbiamo visto nella prima e nella seconda parte che questa strategia si è basata soprattutto
sul fatto che il male non conosceva il piano salvifico di Dio, lo ha nascosto ai demoni, ma non agli angeli. Questo l'abbiamo desunto attraverso gli scritti di San Tommaso d'Aquino, gli scritti di Sant'Agostino, e sappiamo sicuramente da queste deduzioni teologiche infallibili che il demonio non poteva conoscere né l'incarnazione né ovviamente la resurrezione. Vi è stato un romanzo epico scritto da John Milton che ipotizzava la possibilità che in effetti la prova di Satana fu quella di dover sottoporsi a Cristo fatto uomo e che lui non accettò e disse non servirò, però abbiamo dimostrato attraverso gli scritti di San Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino che questa prova non poteva essere, perché comunque Dio non diede mai la grazia di conoscere il piano salvifico di Dio ai demoni. Andiamo avanti e vediamo la seconda parte del piano salvifico che non è meno importante della prima. Ancora più segreto rimase lo stesso piano salvifico che coinvolge la Beata Vergine Maria. Allora, si trova in rete, si trova in internet, una esposizione nella quale si assumerebbe che Satana fosse al corrente che Maria Santissima fosse la donna che gli avrebbe schiacciato il capo. E leggiamo: il vescovo Paolo Inlica SJ scrive nella rivista Pro Deo et Fratribus nel dicembre del 1988. Mi è capitato recentemente di leggere una rivelazione privata così profonda su San Michele Arcangelo, come non avevo mai letto nella mia vita. L'autrice è una veggente che ha avuto la visione della lotta di Lucifero contro Dio e della lotta di San Michele contro Lucifero. Secondo questa rivelazione, Dio ha creato gli angeli in un unico atto, ma la sua prima creatura è stato Lucifero, portatore di luce, capo degli angeli. Gli angeli conoscevano Dio, ma avevano contatto con lui solo per mezzo di Lucifero. Quando Dio manifestò a Lucifero e agli altri angeli il suo disegno di creare gli uomini, Lucifero pretese di essere anche lui il capo dell'umanità. Dio però gli rivelò che il capo dell'umanità sarebbe stato un altro, cioè il figlio di Dio, che si sarebbe fatto uomo. Con questo gesto di Dio, gli uomini, benché creati inferiori agli angeli, sarebbero stati innalzati. Lucifero avrebbe anche accettato che il figlio di Dio, fattosi uomo, fosse più grande di lui, ma non volle assolutamente accettare che Maria, una creatura umana, fosse più grande di lui, fosse la regina degli angeli. Fu allora che proclamò il non serviam, non servirò, non obbedirò. Questa visione della vicenda della caduta di Lucifero non può essere realistica. Già abbiamo dimostrato prima che non sarebbe stata realistica nemmeno la conoscenza dell'incarnazione, ma vediamo perché non è realistica nemmeno la conoscenza della persona di Maria a Lucifero. Infatti, anche se già nella Genesi veniva profetizzata la figura della donna nemica del serpente, io porrò inimicizia tra te, la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Tale figura della donna non fu individuata in Maria, fu individuata in Maria solamente in tempi molto posteriori, anche alla resurrezione di Gesù. Dio ha tenuto nascosta Maria e l'ha fatta scoprire alla Chiesa poco a poco, perché questa era la missione di Maria. Infatti, dal Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il paragrafo 2 e 3, leggiamo: questo
scrittore Luigi Maria Grignon de Monforte, che ha scritto questo trattato, è un santo, ovviamente, è stato ispirato nella sua scrittura e tutti lo riconoscono. Maria visse tanto nascosta da essere chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e riservata. Fu così profondamente umile da non avere sulla terra attrattiva più forte e continua che nascondersi a se stessa e ad ogni creatura per essere conosciuta solo da Dio. E al paragrafo 3, per esaudirla nelle richieste che gli fece di tenerla nascosta, povera e umile, Dio si compiacque di non rivelarla quasi a nessuna creatura nel concepimento di lei, nella nascita, nella vita, nei suoi misteri, nella risurrezione e nell'assunzione. I suoi stessi genitori non la conoscevano e gli angeli si chiedevano spesso l'un l'altro: chi è costei? L'Altissimo infatti l'occultava ai loro sguardi e se lasciava trasparire qualcosa di lei, infinitamente di più era quanto teneva segreto. Tutto questo perché? Perché Dio ha voluto tenere nascosta Maria. Dio lo fa dire a San Luigi Maria Grignon de Montfort, proprio nel primo paragrafo di questo libro. Egli dice: per mezzo della Santissima Vergine Maria, Gesù Cristo venne al mondo. Ancora per mezzo di lei deve regnare nel mondo. Maria è un mistero. Quindi è questa la missione di Maria. Attraverso Maria Gesù dovrà regnare nel mondo e lei non poteva essere scoperta prima del tempo. Il piano salvifico di Dio per l'umanità non si esaurisce con la resurrezione di Gesù, ma deve continuare attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, affinché attraverso di lei Gesù possa regnare nel mondo. Tutto questo l'umanità e Lucifero con essa lo doveva capire solo a tempo debito. Possiamo rileggere anche alcuni passi del Vangelo sotto questa nuova luce. Nel Vangelo di Luca leggiamo: mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma Gesù rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. È vero che un'interpretazione è quella più diffusa, è il fatto che comunque Dio, attraverso Gesù, voleva instaurare una nuova famiglia, che era la famiglia dei cristiani. Ma è anche vero che Maria, in questo passo è quasi tenuta nascosta da Gesù. Forse Gesù voleva sminuire la grandezza di Maria? Secondo questa nuova lettura, forse Gesù voleva invece tenere nascoste le preziosissime virtù di Maria Santissima, perché non era ancora giunto il tempo di svelarle. In Giovanni 2:1-12, 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. C'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Quando Gesù chiama donna Maria, non lo fa in senso dispregiativo. Al tempo si utilizzava il termine donna per dare rispetto, che potrebbe corrispondere al nostro signora di oggi. Allo stesso tempo determinava però una distanza tra Gesù e sua madre, quindi quasi per allontanarla dalla sua persona e proteggerla dagli eventi che sarebbero giunti. Sotto la croce, infatti, Gesù disse ancora: donna, ecco tuo figlio. Oltre a questa interpretazione, vi è ovviamente l'interpretazione più comune per cui l'appellativo donna
la inseriva nel contesto biblico, nei cinque momenti fondamentali della storia umana. Il primo momento è quello in cui si dice: porrò inimicizia tra te e la donna. Quindi Gesù chiama sua madre donna proprio per indicare che lei era quella donna. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. Allo stesso modo, Paolo esprime così la piena umanità di Cristo. Qui a Cana la parola donna risuona come una svolta, e lo vedremo subito perché Gesù si accinge a dare la nuova legge. Come nel Sinai la legge fu accolta da Mosè, così qui la nuova legge è accolta da Maria, che esorta a fare tutto quanto lui dirà. È una donna che funge da mediatrice, come lo fu Mosè. Poi il quarto punto, dalla croce, la stessa parola donna conferirà a Maria una nuova maternità. E il quinto punto, alla fine del mondo, quando comparirà la donna vestita di sole, come grande segno di salvezza. Quindi ecco l'interpretazione della parola donna, secondo diciamo, l'uso più comune, e una nuova interpretazione che abbiamo fatto oggi per individuare quasi il nascondimento che Gesù voleva dare a sua madre per tenerla al sicuro fino al tempo dovuto. Nell'Apocalisse abbiamo visto la donna vestita di sole, andiamo a vedere cosa scrive l'Apocalisse al capitolo 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Allora, la donna vestita di sole è Maria. Benedetto XVI ci dice: ella appare vestita di sole, cioè vestita di Dio. La Vergine Maria infatti è tutta circondata dalla luce di Dio e vive in Dio. Questa donna tiene sotto i suoi piedi la luna, simbolo della morte e della mortalità. Maria infatti è pienamente associata alla vittoria di Gesù Cristo, suo figlio, sul peccato e sulla morte. È libera da qualsiasi ombra di morte e totalmente ricolma di vita. Era incinta e gridava per le doglie del parto. Questa figura non ci rappresenta il parto di Maria, che come abbiamo visto anche in una puntata precedente, avvenne senza dolore e virginalmente. Questo parto raffigura la missione di Cristo, che ha preso sulle sue spalle il peccato dell'umanità, ha sofferto dalla sua nascita nel freddo della grotta di Betlemme fino alla sua morte sulla croce per espiare il nostro peccato. E Maria Santissima ha sofferto con lui i dolori della passione come corredentrice degli uomini. Quindi il parto è stata la passione, la morte di Cristo. Il drago rosso a 7 teste è il maligno, con la sua coda trascina sulla terra un terzo delle stelle del cielo. Egli è il menzognero che riesce a portare alla perdizione gli angeli del cielo, che divengono demoni con lui, ma anche gli uomini, dietro le sue lusinghe, fanno la stessa fine. Molti di loro sono sacerdoti che vengono raffigurati come le stelle nel cielo che di notte dovrebbero guidare gli altri sulla via della
della salvezza, quindi l'interpretazione delle stelle del cielo può essere, diciamo, duale. Il drago vorrebbe divorare il bambino, il Salvatore, uccidendolo attraverso la sua passione e la sua croce. Egli infatti sarà colui che è destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, ma appena nato, alla morte, fu rapito subito verso Dio e verso il suo trono, la risurrezione e l'ascesa al cielo. Satana non si aspettava questo, non aveva capito il piano di Dio. La donna, Maria, fu assunta in cielo in anima e corpo, fu salvata dalla morte prima di tutti gli altri, fu portata così in un luogo sicuro, nei cieli, per un tempo determinato. E poi vediamo anche l'Apocalisse al versetto 17, sempre nel capitolo 12. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. La spiegazione di questo passo dell'Apocalisse ce la dà in modo esauriente sempre il trattato della vera devozione a Maria nei paragrafi 51 e 52. Che cosa dicono? Soprattutto a queste ultime e crudeli persecuzioni del diavolo, che andranno crescendo tutti i giorni fino al regno dell'Anticristo, deve riferirsi la prima celebre profezia e maledizione pronunciata da Dio nel paradiso terrestre contro il serpente. È bene spiegarla qui, a gloria della Vergine Santissima, a conforto dei suoi figli, a confusione del diavolo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Dio ha fatto e preparato una sola, ma irriconciliabile inimicizia, che durerà ed anzi crescerà sino alla fine, l'inimicizia tra Maria, sua degna madre, e il diavolo, tra i figli e servi della Vergine Santa e i figli e seguaci di Lucifero. Pertanto la nemica più terribile del diavolo che Dio abbia mai creata è Maria, sua santa madre. Fino dal paradiso terrestre, quantunque ella non fosse ancora che nella sua mente, il Signore le ispirò tanto odio contro quel maledetto nemico di Dio e le diede tanta abilità per scoprire le malizie di quell'antico serpente, tanta forza per vincere, abbattere e schiacciare quell'empio orgoglioso, che il demonio la teme non solo più di tutti gli angeli e gli uomini, ma in certo qual senso più di Dio stesso. Non già perché l'ira, l'odio e il potere di Dio non siano infinitamente maggiori di quelli della Vergine Maria, le cui perfezioni sono limitate, ma perché Satana, che è superbo, soffre infinitamente più di essere vinto e punito da una piccola e umile serva di Dio, e l'umiltà della Vergine lo umilia più che la divina onnipotenza. Perché poi Dio ha dato a Maria un potere così grande contro i demoni che questi molte volte furono costretti a confessare controvoglia per bocca degli ossessi di temere uno solo dei suoi sospiri per qualche anima più delle preghiere di tutti i santi e una sola delle sue minacce contro di essi più di tutti gli altri loro tormenti. Questi saranno i tempi di Maria, tempi in cui Maria sarà sempre più presente nelle nostre vite, che non sarà più nascosta, ma umilmente presente a proteggere e guidare i suoi figli. Il dragone scaglierà una crudele persecuzione al resto della discendenza di Maria, ossia a coloro che rimangono fedeli e consacrati a lei, a quelli che osservano ancora i comandamenti e che seguiranno il Vangelo di Gesù. In questi tempi, quindi, vi sarà una purificazione che verrà attuata in questo ultimo periodo della Chiesa, di cui solo Dio conosce la durata. Il nostro compito allora sarà quello
quello di restare fedeli a Gesù per Maria, consacrandoci al Sacratissimo Cuore di Gesù attraverso il Cuore Immacolato di Maria. Ci si può preparare a questo seguendo il sempre ottimo Trattato della Vera Devozione a Maria, che ci fa seguire un percorso di purificazione e perfezionamento per arrivare alla consacrazione. Quindi questo, ecco, la seconda parte del piano strategico e salvifico di Dio per l'uomo. Preparato fin dalla creazione, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno, ma il suo cuore immacolato trionferà. Ci rivediamo alla prossima puntata per un nuovo argomento. Pace e bene a tutti.